Un altro successo per il Briga, che mantiene il primo posto nel girone di promozione vincendo il big match contro il Casale con il punteggio di 2-0. Una rete per tempo sempre al 40esimo, tra l'altro, per la formazione di casa, che nel primo tempo parte forte e va vicino alla rete al terzo con una conclusione di Bianchi contata dalla difesa. Al quinto un destro di Renolfi termina di un soffio fuori. Il Casale si vede al 19esimo con un'occasione molto importante, break di Zanellato che però si decentra troppo e viene fermato da Capetta. Al 25esimo la girata di Asole viene sventata in corner. Il primo tempo sembra terminare sul punteggio di parità, ma al 40esimo Rogora risolve una mischia in aria e bissa la rete di Arona, portando i vantaggi suoi. Nella ripresa il Briga fatica un po' nelle prime fasi, ma riesce comunque a rendersi pericoloso con Vacirca. Al 18esimo la ripartenza di Asole va vicina, serve un pallone ottimo a Rogora che colpisce il palo. Il Casale con un colpo di testa di Ghirta si rende pericoloso al 22esimo e il Briga comunque riesce al 40esimo a siglare la rete del 2-0 con il nuovo entrato Sacco che approfitta di un clamoroso errore del portiere avversario. Si conclude 2-0, un'altra vittoria per il Briga che mantiene il comando del girone A con 2 punti sul Trino che vince a Momo.